prendere sul serio un libro che va preso sul serio, discutere in piazza e ritrovare anche attraverso queste occasioni le ragioni e la dignità della politica. Poi su Cerasa mi riesce difficile organizzare un distanziamento, perché lo leggo con molto impegno da anni ormai. Poi è nata anche una cordialità che me la fa assomigliare ad amicizia, e io, prima di tentare di rispondere a Marco Presutti, voglio fare due sottolineature. La prima, ortopedica proprio: perché questo libro va letto? Perché vale questo libro? Non solo perché siamo, diciamo, consistentemente sul piano numerico stasera, vale perché scatta una fotografia veritiera anche sul piano storico. Ci sono elementi di ricostruzione storica che ci aiutano a capire che cos'è successo in Italia. Che cos'è successo in Italia sul piano, per esempio, elettorale, della demografia elettorale, se mi lasciate passare questa espressione. La storia dei 12 milioni è vera, nel senso dei 12 milioni di voti dal 76 ad oggi, però Cerasa deve anche accettare da noi e da me soprattutto che noi che ci candidiamo sappiamo che ogni volta si ricomincia da zero. Questo lo sa solo chi si candida, nessun altro. Non lo sa chi scrive sulle candidature, non lo sa chi organizza i lettini psicanalitici. E per dirla con il mio linguaggio, un grande problema della sinistra quando perde o vince poco, e quando vinci poco assomiglia alla sconfitta, perché per vincere devi poi riuscire a governare. Se vinci poco non riesci a governare, appena dopo perdi, e perdi miseramente, quasi assomigliando tu che hai perso alla scomparsa. Come si fa a vincere e poi a rivincere, che è una grande partita nella democrazia italiana, anche nelle democrazie territoriali, perché al massimo si è bravi per vincere una volta. C'era un assessore regionale dell'Abruzzo che mi voleva convincere che in democrazia una volta si vince e una volta si perde. Io ascolto mia nonna che invece mi dice che se uno è bravo ce la fa anche due volte di fila. È bravo a fa che? A capire quello che succede nella vita reale delle persone. Norberto Bobbio, dopo che ha scritto Destra e Sinistra per aiutare anche il dibattito culturale di questo paese, in una intervista, una delle poche che lui rilasciava, diciamo, nell'immediatezza della domanda, disse che un problema dell'Italia era il lettino psicanalitico per la sinistra, cioè si sdraia e cerca le ragioni più profonde, più lontane, anche le ragioni che non c'entrano nulla poi con quella condizione reale. Io in Abruzzo, per esempio, ho conosciuto una filiera di descrittori abilissimi nel benoltrismo, nelle analisi più complessive. Mi ricordo un architetto di Chieti, un galantuomo, io lo vorrei avere permanentemente mio condomino, perché non mi darebbe mai fastidio nel collocare la bicicletta al posto sbagliato, nell'essere litigioso quando c'è da fare i lavori nel condominio. Dovevamo fare un'importante infrastruttura per liberare l'asse attrezzata al carico di traffico che aveva. Avevamo le risorse, il progetto, il consenso di chi doveva dire di sì. Lui dice: non va bene, perché dobbiamo fare un'analisi più complessiva, non si è fatta più quell'opera. Tu lo sai qual è? Collegava Dragonara all'asse attrezzato. Come mai succede questo alla sinistra? Ecco, l'utilità del libro di Cerasa, per la chiarezza, per la prendibilità di questi ragionamenti così chiari, ci regala una chiave implacabile di lettura. Io uso un aggettivo: Claudio e Luca, e anche voi che avete con bravura facilitato l'espressione del contenuto di questo libro. La sinistra molte volte vuole essere acquisitiva, quasi acchiappona, rinunciando alla fatica della interpretazione sociale, territoriale, elettorale, economica. Quando la sinistra si autoregala gli accordi con la Confindustria per capire di intrapresa economica, o quando si assegna l'accordo col cosiddetto partito della cultura, che molte volte è la cinematografia, è perché in quel modo si vorrebbe poi avere il presidio, l'insediamento, che un Derrida direbbe il blocco sociale di riferimento rispetto a quei mondi vitali di quella realtà della società. Così come quello che si è fatto con la magistratura per tenere lontani da sé l'accusa che negli anni di piombo la sinistra possa essere stata fiancheggiatrice. Insomma, ogni volta la ricerca in quella stagione di una regalia acquisitiva,
Che cos'è che emerge nella parte in cui noi ce la dobbiamo prendere, diciamo, la lezione di Cerasa, per noi che vogliamo essere decisori pubblici, politici, animatori anche della democrazia? Che cos'è che ci suggerisce, che si coglie come un filo rosso se si legge con attenzione e con entusiasmo questo libro? Che dobbiamo riagganciare un rapporto di rispetto nei confronti della realtà. Qui è presente una signora che prima non ho salutato adeguatamente, perché ogni volta che la vedo rivedo anche suo marito, che è stato il rettore dell'Università di Teramo, il grande Luciano Russi, ordinario di dottrine politiche a Teramo, che ci spiegava che c'è un danno possibile dall'ideologia. Quando l'ideologia fa sentire tutta la sua pesantezza, ti nega la realtà, ti chiude gli occhiali, te li impedisce gli occhiali, ti frappone un'altra cosa tra te e la realtà. E molte volte questo è stato anche il portato di un impianto ideologico che ha fatto sfuggire la vitalità, proprio l'elemento quasi vivificante della realtà. Allora, come procedere? Intanto reimpariamo ad andare oltre la paura. Una volta essere riformisti, ma non è più di moda perché sembra quasi insufficiente come carica, essere riformisti significava riuscire ad andare oltre la paura, quasi attraverso letture taglienti, implacabili nei confronti della realtà, perché non è vero che quello che non c'è per migliorare la realtà non può accadere, ma la realtà va snidata, va sottoposta ad una lettura anche penetrante, anche combattiva, anche competitiva. Io ho fatto il sindaco in questa città e mi è piaciuto molto, nonostante, diciamo, il dolore che pure mi ha stabilito davanti a me e ai miei familiari. E la cosa che capivo, per esempio, facendo il sindaco, che c'era un potere consentitoci dalla democrazia e dalla cittadinanza per raggiungere dei risultati che dovevano aumentare la comodità della vita dei pescaresi, la capacità di funzionamento di questa città, insomma un potere che per me doveva produrre cose, fatti, trasformazioni, e lì vedevo la chiave della legittimazione. Altrove ho visto invece andare in onda persone, anche con legittimazione elettorale, che ritenevano che la loro condizione fosse quasi quella di mandarini, legittimati a prescindere, senza trovare questa straordinaria carica di rilegittimazione che è nel farle le cose, nell'assumere impegni chiari e poi nel mantenerli anche in un tempo breve. Io, se dovessi dire la qualità prevalente di Renzi, del Renzi di prima, quando ha voluto guidare questo paese, del Renzi di adesso, è la nettezza delle posizioni e poi l'accettazione del rischio. Il contrario del rischio è la garanzia. Uno che cerca la garanzia, troppe volte una classe dirigente che ha cercato per sé la garanzia e il garantito, troppe volte una classe dirigente che non ha voluto rischiare nulla. Renzi ha rischiato quando si è candidato a Firenze, in quella cosa che noi chiamiamo le primarie, che troppe volte noi giudichiamo con sufficienza. Le primarie, soprattutto quelle lì in quella regione, erano primarie taglienti, micidiali, perché finivi, chiudevi. Lo dico a te, sapendo che tu lo sai bene. Io voglio concludere perché so che Luca Lotti ci dice cose intelligenti e poi lo faremo anche impegnare in un colloquio a parte per le questioni dell'Abruzzo. Però oggi mi sono riletto una bellissima intervista a seguito di un bellissimo convegno che fece quel da me sempre ascoltato intellettuale prestato alla politica e fatto anche politica, che a volte è anche odioso, ma che mi piace da morire, che si chiama Massimo Cacciari. Cacciari, interrogandosi su sinistra nel 1976 prima, nell'81 poi, arrivò a coniugare l'espressione sinisteritas, dicendo che sta quasi nell'espressione diciturale la ragione del suo essere minoritario. Addirittura scomodò anche il Vangelo nel rapporto sinistra-destra, e lui, stimolato da ultimo anche dal giornale, risponde ad una domanda: ma per fare in modo che la sinistra non sia più sinisteritas, che c'è bisogno di fare? Lui ha risposto: deve ritrovare le ragioni dell'auctoritas, cioè dell'autore, di qualcuno che le cose le faccia. Io, Renzi, rispetto a questi primi, quanti sono? 200 giorni, quanti sono? 162 giorni, sul tema della scuola, lui ha assunto un impegno capito da tutte le mamme e da tutti i bambini. Io in questa città, se mi ricandidassi anche dopo un'altra ondata di cattiverie
di quelli che hanno sempre perso nei miei confronti, che sono quelli che hanno perso in sede politica, hanno provato a vincere in sede giudiziaria. Rivincerei tante volte in questa città, perché le mamme, i bambini di questa città hanno visto che cos'è che ho fatto nelle scuole di questa città, nei parchi di questa città, nella infrastrutturazione idrica di questa città, nel portare il gas nei quartieri periferici di questa città. È questo che consente poi ad una classe dirigente di farsi riconoscere, ed è questo che secondo me a Renzi e ai suoi stretti collaboratori e colleghi di impegno consente di essere una parte del partito della nazione. Rileggiamoci quell'articolo bellissimo dopo il 41% che ha scritto Reiglin, il grande, coltissimo Reiglin, compiutissimo Reiglin, quando ha cercato di spiegare a tutti quanti noi che quel voto era un voto certo al PD, ma non era il voto del PD al PD, era il voto della nazione al PD, e il PD si trasformava in partito della nazione. E quando un voto va al partito della nazione, il partito si deve comportare rappresentando la nazione, ingrandendosi, assumendo strumenti di comprensione, di lettura. Insomma, si inaugura un'altra stagione di fatica, che è elaborazione innovativa. Noi da Pescara e dall'Abruzzo dobbiamo essere all'altezza di questa sfida, lo stiamo facendo sapendo che tra periferia, territorio e Roma adesso c'è un rapporto che funziona anche di tipo competitivo. Io aspiro a dare un contributo a questa regione affinché dall'Abruzzo possa nascere anche un atteggiamento migliorativo nei confronti del livello nazionale, migliorativo sul piano dello stimolo, della sfida, del coraggio, del gettare il sasso ancora più avanti. Se leggo che da Roma si è coraggiosi per quanto riguarda, per esempio, la velocizzazione del dire di sì alle imprese, noi qui stiamo studiando un provvedimento regionalista che dà a presa diretta l'autorizzazione per la vita delle imprese. Questa è anche la coppia che noi dobbiamo insediare nel rapporto territorio-periferia Roma. Grazie Claudio, io spero che tu faccia seguire un volume 2 dove quei due elefanti, l'uno il partito, l'altro il di volta in volta scelto come alleato sociale del PD, quei due elefanti che hanno distrutto erba, suolo e ogni potenzialità che potesse essere mantenuta dal suolo per dare vitalità, per dare risultati, noi speriamo di ripristinare il giusto cammino di quei due elefanti. Grazie e bravo. Allora, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Lucarotti, sicuramente proprio generazione bim bam, qualcuno potrebbe dire il one di questa generazione bim bum bam. Claudio Cerasa è stato forse il più renziano degli osservatori del vostro fenomeno, senza essere uno della cordata, essendo stato lui renziano nell'intuizione dei temi, nella sua coltivazione. Mi ricordo anche il tiro scatenato che fece alla caduta del precedente governo, una volta gli rifiutai pure una cosa, lui cordialmente mi rispose ovviamente senza nemmeno conoscermi, però lui ha anche osservato che alcuni dei difetti, dei vizi, perché giustamente non si cambia in un giorno, di queste catene, soprattutto in quella che lui descrive nel libro come il camuffamento, cioè nell'essere un po' soggiacenti a certi poteri, soprattutto tecnicali, prima si ricordava il MEF, non a caso, cioè questa cosa continua a incidere, la strada è ancora tanto lunga e quindi ci aspettiamo nuovi traguardi. Grazie. Allora, grazie Luciano per l'invito, grazie a chi mi ha preceduto, grazie a voi per l'affetto, diciamo, perché parlare a Pescara in Abruzzo dopo Luciano non è facile. Poi ha fatto un intervento più renziano di Renzi, quindi io proprio sono fuori gioco, poi sono già le 8, quindi cercherò di essere breve e di provare a... Non vi racconterò il libro perché ve l'ha raccontato Cerasa, perché c'è la Feltrinelli che Cerasa poi paga perché almeno ha portato i libri, e cercherò di rispondere a quelle che sono state le riflessioni, le provocazioni, non raccontandovi il libro ma provando a descrivere la reazione che il libro ha avuto in me mentre lo leggevo. L'ho letto andando un po' su e giù per il treno, tornando a Firenze il sabato mattina,
E la reazione che ha avuto in me questo libro, il libro di Claudio, l'ho letto ovviamente dopo il 40%, l'ho letto dopo l'arrivo, il mio arrivo al governo come sottosegretario, mi ha portato a fare due riflessioni importanti, due o tre riflessioni importanti. La prima, quali erano queste catene? Intanto, se c'erano queste, intanto è ufficiale che queste catene c'erano, è ufficiale che la sinistra aveva queste catene. E erano le catene del rapporto con la magistratura, un'opinione un po' diversa di quella che ha avuto che ha illustrato il direttore, ma ci tornerò dopo quando parlerò della riforma della giustizia. Erano il rapporto con Berlusconi, non voler citare Berlusconi, non voler parlare Berlusconi, non voler sfidare Berlusconi su un terreno che era anche il suo e che dovevamo avere il coraggio di sfidare come sinistra e di affrontare come sinistra. Era quelle catene erano quegli esempi. Giovanni ne ha citato uno, l'esempio del governo Prodi, che certamente era una sfida per rompere quelle catene, ma era un governo che ha necessitato di avere 103 persone per poter mettere insieme tutti, da Mastella all'estrema sinistra, per poter andare d'accordo. Allora un governo che, riprendendo Luciano, aveva coraggio, ma purtroppo non poteva sfruttarlo quel coraggio, e infatti non è finito bene. Ma una catena fondamentale qual era? Una sinistra che non poteva vincere le elezioni. Io ho 32 anni e ho visto 5-6 elezioni politiche. Vengo da un territorio, la Toscana, dove le regionali, le provinciali, le comunali le vinciamo sempre. Ho un'esperienza, una provenienza partitica e politica molto diversa da quella di Giovanni, però vincevamo sempre le elezioni, sia in comune, sia in provincia, sia in regione. Arrivavamo alle politiche e io il lunedì sera aspettavo che tornasse a casa, da piccolo, da 7-8 anni in su, che tornasse a casa mio babbo per sentirmi dire, per aspettarlo e farmi commentare il risultato elettorale. Oh babbo, abbiamo vinto questa volta. Insomma no, Berlusconi c'è ancora, ha vinto Berlusconi. Come babbo ha vinto Berlusconi? Porca miseria. In comune ci siamo noi, in provincia ci siamo noi, in regione ci siamo noi. Facciamo le politiche per la gente, facciamo politiche che è impossibile che la gente non stia con noi. Luca, ci tocca tra 5 anni perché ha vinto Berlusconi. Porca miseria. Io sono cresciuto così. Io sono cresciuto con 20 anni di politica di Berlusconi, dove la sinistra arrivava alle elezioni, era sempre la volta nostra, toccava sempre a noi, si arrivava il lunedì alle 3:30 e si era perso. E allora, leggendo questo libro, una delle catene che abbiamo spezzato, nostro malgrado, nonostante noi, a maggio di quest'anno, è appunto questa. Abbiamo fatto capire, ci siamo detti a noi stessi, che una sinistra, un centro-sinistra che può vincere c'è, esiste. E è il centro-sinistra del 40%. E ce ne accorgiamo. Ce ne accorgiamo tutti i giorni alle nostre feste. Io sto girando molto le feste dell'unità, le feste di partito, e mi accorgo della nostra gente che ci dice, ragazzi, tocca a voi, tocca a noi, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ora non ci deludete, ragazzi, ora fate le cose che avete detto, ragazzi, abbiamo preso il 40%, non era mai successo, e qui non sto a contare i 12 milioni, gli 11 milioni, ma Veltroni ne aveva 2 milioni in più, 1 milione in più, la soglia degli 11 milioni, concordo con Luciano. Siamo stati una sinistra, un centro-sinistra, capace di raccontare un'idea di paese, capace di raccontare un'idea di rapporto con l'Europa diversa, capace di accogliere forse quegli elettori berlusconiani. Non lo so, Claudio, se ci hanno votato i berlusconiani. Secondo me gli elettori di Berlusconi non sono andati a votare a maggio di quest'anno, e abbiamo riconquistato un po' di voti di sinistra che si erano rivolti a Grillo protestando la volta scorsa. E allora questo 40% che cos'è? È un 40% sicuro? È un 40% certo? Assolutamente no, è un 40% fluttuante, è un 40% in prestito, mi piace
usare come modo di dire, perché gli italiani ci hanno dato in prestito un po' di credibilità e questa credibilità ora passa da noi, tocca a noi, solo a noi. E è quella fase costruens che ha citato Giovanni, è quella praticità che ha descritto prima Luciano, beccandosi il vostro applauso, non perché voi vogliate bene a Luciano, ma perché mentre citava i risultati del suo fare il sindaco, e quindi le scuole, quindi le strade, quindi la riorganizzazione idrica, probabilmente ciascuno di voi si ricordava un qualcosa, un taglio del nastro, si ricordava un'opera, si ricordava un qualcosa che fattivamente Luciano aveva fatto da sindaco e che toccherà a te ora da sindaco far sì che tra 5 anni al prossimo libro di Cerasa verremo a verificare, perché poi c'è la verifica, ma ci tornerò dopo alla verifica. Mi ricordo qualche mese fa ero qui con te e sembrava un risultato difficile, invece ce l'abbiamo fatta anche a Pescara, e quindi la praticità servirà anche a Pescara e avrai certamente modo di avere una mano dai parlamentari, dalla regione e ovviamente dal governo. E allora la fase costruens, come si mantiene il 40%? Come si torna dagli elettori a testa alta per poter essere vincenti nuovamente? E qui sono le riforme del nostro governo, che iniziano con gli slogan e con gli annunci, sì, probabile, perché iniziano con la descrizione di quello che vogliamo fare, gli 80 euro, la riforma costituzionale, la riforma della giustizia, lo sblocca Italia, il rapporto con l'Europa. E qui faccio una parentesi, perché mi sento orgoglioso da responsabile organizzazione del PD, da dirigente del PD, di aver portato prima il Partito Democratico nel Partito Socialista Europeo, secondo di aver eletto un dirigente, Federica Mogherini, come alto rappresentante dell'Unione Europea. Non è un risultato del governo, non è un qualcosa che ci porta a praticità o che ci porta a consenso elettorale, è l'aver riportato l'Italia al centro del panorama europeo, perché mai 5 o 6 anni fa avremmo pensato di poter meritare l'alto commissario europeo, perché 5 o 6 anni fa eravamo quelli del pizza e mafia, eravamo quelli dell'Italia che sfora il patto, e oggi siamo il paese che esprime l'alto rappresentante europeo. E allora la fase costruens e la riforma costituzionale. E l'8 agosto abbiamo approvato per la prima volta nella storia del nostro paese, in prima lettura, la riforma costituzionale che prevede il superamento del bicameralismo. Anche lì io sono nato sentendo parlare politici di tutti gli schieramenti, dobbiamo superare il bicameralismo in Italia, aboliamo il Senato, un'unica Camera deve rimanere. Ebbene, dall'8 agosto di quest'anno il nostro governo ha approvato in prima lettura quello che è il disegno di riforma costituzionale per superare il bicameralismo. Non è niente ancora, non è niente, perché ci sarà ancora la seconda lettura, la terza e poi la quarta. È la credibilità che vogliamo avere nei confronti dei nostri cittadini e in questo caso nei confronti dei nostri partner europei. Perché io vado in Europa a battere il pugno sul tavolo solo se in Italia, e ritorno a ciò che ha detto Claudio su Schröder, solo se in Italia quelle riforme che ho promesso le faccio davvero. Perché io mi ripresento dai miei cittadini a dire voglio il vostro voto, se quando ho illustrato con gli slogan e con i tweet e con i 1000 giorni, perché poi lo faccio verificare passo dopo passo, come ha detto Giovanni, quello che sto facendo in Parlamento, quello che faccio come governo, e vengo agli 80 euro che non sono una mancia elettorale, concordo con il direttore, ma lo sono per un motivo. Primo, perché ci saranno anche un altro anno, e qui Giovanni ci darà una mano a fargli rientrare. Secondo, perché siamo convinti che 80 euro da maggio a dicembre, 1100 euro in più nelle tasche di un numero determinato di famiglie, siano una cifra importante. È poco, è probabile, però è un cambiaverso, una direzione diversa nella quale come governo vogliamo andare, una direzione diversa
nella quale come politiche finalmente di sinistra o di centrosinistra vogliamo mettere in campo. Lo sblocca Italia. Che cos'è? La riforma non tanto, il provvedimento non tanto che vi ha portato un po' di soldi in questa regione, perché non voglio fare qui lo spot del governo per dire sono tornato, anche perché ho capito che Luciano me ne deve chiedere altrettanti, quindi mi sto già preparando a dopo. Che cos'è lo sblocca Italia? È la logica di far capire, dimostrandolo, la Napoli-Bari ne è un esempio, ma le altre infrastrutture che domani troverete sui giornali, perché uscirà ufficialmente tutto lo sblocca Italia e uscirà anche un aiuto ai comuni che potranno avere un po' di sgravio sul patto di stabilità, Pescara certamente è uno di questi casi, le scuole, le infrastrutture sulle scuole presenti nello sblocca Italia e altre norme che sono contenute nello sblocca Italia. Che cos'è lo sblocca Italia? Quale filosofia ha lo sblocca Italia? Ha la logica di superare il non si può fare. Ma la strada quanto tempo ha bisogno per essere realizzata? Ha 5 anni, ha le procedure, la burocrazia. In quelle norme sono contenute le risposte alla burocrazia e sono contenute le risposte a quella burocrazia alla quale faceva riferimento prima Tony quando ha detto il MEF, non è Giovanni il MEF, poveraccio, e certo non è lui, è quella classe dirigente che era lì con i governi precedenti al nostro, di centrodestra, di centrosinistra, e che tuttora quando arriviamo a dire gli 80 euro vogliamo farli, non ci sono le coperture, tu non puoi perché devi passare da noi. Noi possiamo, perché un'altra catena che vogliamo rompere è la catena del non si può fare. Tu me lo spieghi perché non si può fare? Poi magari non si può fare, lo capisco anch'io. Sono di Firenze, sono giovane, sono forse un po' inesperto, ma le cose le capisco. E allora quando mi dici che le coperture non ci sono, me lo fai capire perché? E mi fai capire dove sono i soldi. E magari nel passo dopo passo e nei mille giorni posso decidere io se è il caso di decidere che quell'opera è infrastrutturale, quell'opera infrastrutturale è strategica o meno per il paese, è strategica o meno per quella regione o per il nostro paese intero. Ogni riferimento allo stretto di Messina è puramente casuale, ovviamente. E allora chiudo davvero, perché non voglio rubarvi troppo tempo, e voglio far vedere a Claudio che il libro l'ho letto, perché sennò sembra di aver presentato un libro che non si è letto, e vi leggo un pezzettino, mi perdonerete se è una mezza pagina che provo a leggere in un toscano che proverò a tradurre in italiano. Claudio scrive: Renzi ha gli strumenti per far cambiare verso alla sinistra, ma per farlo ha una chance, solo una, come una roulette russa, un giro sbagliato e finisce tutto, puff. E che dire, non sarebbe poi così difficile, basterebbe fare uno sforzo per capire, basterebbe immaginare il seno scoperto e ricordare che il bambino è cresciuto e il latte è finito, basterebbe capire che per far maturare la sinistra non servono né la supplenza del giudice né il sostegno costante del sindacato e neppure l'appello di Slow Food. Non servono l'editoriale di Confindustria, la passeggiata al Teatro Valle, la benedizione di Moretti, il bacio sulla fronte di Benigni. Non servono le stampelle, non serve regalare a qualcun altro la propria identità. Serve solo un ragionamento per capire il momento. Serve solo spostare le proprie labbra e staccarsi dalla mamma. Serve solo fare uno sforzo. E fare una cosa semplice, allontanarsi dal seno, lasciare perdere il capezzolo, decidere di crescere, di diventare grandi e, chi lo sa, magari un giorno persino vincenti. Questo è
è un pezzo che voglio copiare a Claudio. Lui tutte le volte diceva è il manifesto che ha fatto vincere il PD. Non lo so se è il libro che ha aiutato il Partito Democratico o il PD che ora sta aiutando il libro anche nelle vendite. E quindi chiedo io come il PD un po' di contributo e un po' di diritti. Però chiudo da dove sono partito: il PD vincente, il PD pratico, il PD concreto, che di conseguenza vuole essere di supporto a un governo pratico, a un governo vincente, a un governo concreto. Abbiamo fatto l'esempio, devo una risposta al direttore in realtà sulla giustizia, che è quella della subalternità della sinistra. Ebbene, troppe volte la sinistra è stata subalterna al concetto di riforma della giustizia perché c'era Berlusconi. Con il ministro Orlando 2 giorni fa abbiamo varato un provvedimento che ha il coraggio di affrontare la giustizia e la affronta anche dal punto di vista della responsabilità del magistrato, perché in quella riforma è contenuto un passaggio fondamentale: come un medico sbaglia, come il politico sbaglia, anche il magistrato sbaglia, e se sbaglia paga. E allora è lì che la sinistra e il centro-sinistra e il nostro governo si è dimostrato non subalterno e ha spezzato quella catena del rapporto magistratura-classe politica-magistratura politica. È lì quindi che mi sentivo di dare la mia opinione su questo. E chiudo veramente con l'immagine della vittoria. Viene citato Antonio Cassano. Niente contro Antonio Cassano, che è un fantasista. Prima Luciano ha detto abbiamo un Presidente del Consiglio che accelera sempre. Io e Giovanni ti possiamo testimoniare che quando vede la curva lui accelera, e questo è un bene, quelle volte forse anche un male. Una volta quella curva forse la delizzeremo e chissà che fine faremo. Antonio Cassano è un fantasista. Tanti, Claudio paragona il fantasista al fantasista Matteo Renzi, che tante volte viene immaginato come un uomo solo, il fantasista solo, quello che tira fuori dal cilindro il colpo di genio, il colpo di maestro per fare gol. Bravo, ha la mano alzata da un po' di tempo, te lo devo dire. Bene, che fa gol. Il fantasista ha anche tanti mediani, Giovanni è uno di questi, il resto del governo sono dei mediani di questo governo. Riusciremo a vincere se supereremo anche la Cassanite, Carlo Claudio, perché Cassano è un grande fantasista che non ha mai vinto il mondiale. E allora in un paragone, in un esempio, riusciremo a vincere se il nostro governo riuscirà a portare i risultati e riuscirà a vincere il suo personale mondiale. In bocca al lupo a tutti noi, in bocca al lupo a tutti voi e grazie della serata. Grazie, allora è stata una bellissima serata. Adesso c'è proprio una bevanda che viene organizzata qui a sinistra, però non recatevici renzianamente, ma proprio piano piano. Se dovete accalcarvi, accalcatevi al banchetto dei libri. Grazie.